Una forte crisi economica attanaglia anche la provincia di Sernia. Qual è la ricetta sua e del PD per cercare di uscirne? tema della crisi è il tema dominante di questa campagna elettorale, crisi e politiche giovanili. Per quanto riguarda la crisi la nostra è sostanzialmente una crisi di sistema, ma le nostre aziende soffrono. I nuclei industriali probabilmente non sono più strumenti adatti a dare risposte alle esigenze degli imprenditori e sono gli imprenditori con le loro aziende poi a dare lavoro. E secondo me è indispensabile ripensare ai nuclei industriali, rivederne il modello affinché essi non siano più Strumento di assist assistenzialismo, ma sia uno strumento di promozione e di sviluppo. Attraverso questa riforma probabilmente riusciremo a garantire nuova occupazione attraverso l'insediamento di nuove fabbriche. È tuttavia necessario che avvenga e avvenga in tempi brevi. Questa potrebbe essere una soluzione, ma non di certo l'unica ricetta adottabile. Una riforma a riguardo non nuclei industriali esisteva già, ma non è stata portata a termine. Secondo lei perché? Già c'è nei cassetti della Regione una proposta di riforma, c'è un'idea di accentramento dei centri di costo che oggettivamente è condivisibile. Quelle che però vanno riviste sono le politiche sul territorio di questi strumenti e di questi enti salvaguardando ovviamente e inevitabilmente le professionalità che all'interno di questi ultimi operano, è impossibile pensare che dopo dieci anni il nucleo industriale di Sernia sia ancora commissariato. È oggi più eh, necessaria una riforma dei vertici. Le maestranze delle aziende e anche quelle dei nuclei industriali hanno ormai acquisito la professionalità necessaria, ma non può essere consentito che... Oggi come oggi alla testa di un organo così importante sia ancora un commissario.